In questo esperimento numero 3 abbiamo lo stesso blocchetto dell'esperimento numero 2 che viene riscaldato in un cosiddetto bagno termico d'acqua calda, acqua bollente a 99 gradi, stesso blocchetto 160 grammi, che viene poi rapidamente immerso nel calorimetro, dove però stavolta non c'è più l'acqua soltanto, 200 grammi d'acqua, ma c'è l'acqua in equilibrio insieme al ghiaccio. C'è un bagno termico, o come si dice, di ghiaccio fondente, acqua e ghiaccio fondente. Quindi la temperatura è di 0 gradi centigradi. Precisamente ci sono 200 grammi d'acqua liquida a 0 gradi e 50 grammi di ghiaccio sempre a 0 gradi. Anche il calorimetro è lo stesso di prima, 20 grammi. E che cosa si vede? Che immergendo questo blocchetto caldo nel calorimetro, la temperatura di equilibrio rimane ancora a 0 gradi. Com'è possibile? Non si scalda? No, non si scalda perché il calore che viene ceduto dal blocchetto caldo non va a riscaldare il sistema, ma va a fondere una certa quantità di ghiaccio. MF sta per massa di ghiaccio fuso ed è l'incognita di questo esperimento. Quanto ghiaccio si fonde? Qui è rappresentato lo scambio di calore che passa dal M2, dal blocchetto caldo, passa in parte all'ambiente, ma questo come al solito lo trascuriamo perché l'operazione di immersione del blocchetto nel calorimetro è molto rapida e quindi trascuriamo la parte di calore dispersa nell'ambiente. Poi una parte di calore si potrebbe pensare che va a riscaldare il calorimetro, invece no, perché il calorimetro rimane a 0 gradi centigradi, quindi la temperatura non si alza a 0 gradi centigradi, 0 gradi centigradi, quindi il calorimetro non riceve calore. E lo stesso, per lo stesso motivo, non riceve calore neanche l'acqua liquida, che rimane sempre alla stessa temperatura, non si scalda. Allora, dove va a finire il calore ceduto dal blocchetto caldo? Va a fondere un po' di ghiaccio. Va tutto in massa di ghiaccio fuso. Come al solito disegniamo i due grafici calore-temperatura per le due sostanze, che sono l'acqua e il metallo. Quando diciamo acqua intendiamo in tutte e tre le sue fasi, quindi quando diciamo acqua non è solo l'acqua liquida, è il ghiaccio, l'acqua e il vapore, quindi il grafico complessivo della sostanza acqua. Questi due grafici sono identici a quelli dell'esperimento numero 2, sono proprio identici, la differenza è che mentre prima il sistema freddo, cioè l'acqua e il calorimetro, stavano a 25 gradi sulla fase liquida e salivano scaldandosi di temperatura, salivano a 27 gradi, quindi era qui che avveniva il riscaldamento. Adesso invece il sistema freddo si trova a 0 gradi, quindi si trova in questo pianerottolo, per così dire, e lo stato rappresentativo del sistema, cioè il punto A, si sposta in orizzontale in quanto una certa massa da scoprire di ghiaccio si fonde in acqua liquida. Quindi il punto rappresentativo del sistema si sposta lungo questo tratto orizzontale, quindi avviene un passaggio di stato. Prima avveniva un riscaldamento senza passaggio di stato, adesso invece avviene un passaggio di stato, avviene una fusione parziale del ghiaccio. Lo stato iniziale del sistema freddo è A, non si trova qua sulla punta, sullo spigolo, perché se si trovasse qua il punto iniziale vorrebbe dire che c'è soltanto ghiaccio, la fusione ancora non è avvenuta. E invece noi sappiamo, attenzione che ho appena visto che c'era un errore nel disegno, l'ho modificato, quindi lo stato iniziale del sistema freddo, acqua più ghiaccio, è rappresentato da questo punto A che non si trova in realtà qui dove l'avevo disegnato prima, ma si trova qua. Perché? Perché come vediamo è più acqua che ghiaccio, 200 grammi contro 50 grammi, quindi vuol dire che la fusione è quasi completa, è quasi diventata tutta acqua, quindi tutta acqua liquida. Nel momento in cui noi facciamo l'esperimento c'è quasi solo acqua e poco ghiaccio, quindi stiamo molto più vicino alla fine della fusione piuttosto che all'inizio. Qua sarebbe stato giusto il punto A se avessi avuto i valori invertiti, cioè poca acqua, perché l'acqua è questo tratto qui, diciamo 50 grammi d'acqua liquida, e 200 grammi di ghiaccio, perché il ghiaccio è ancora tutto questo che non si è ancora liquefatto, non si è ancora fuso.
se proprio vogliamo essere pignoli, dobbiamo dividere questi 250 grammi totali in 5 parti, eccole qua, sono queste 5 tacchette, e di queste 5 parti, 4 parti sono d'acqua, 200 grammi, quindi il punto A si trova sulla quarta tacchetta, e una parte di queste 5 sono di ghiaccio, quindi l'ultima tacchetta è di ghiaccio, e tra l'altro neanche si scioglierà tutto. Quindi noi partiamo dalla quarta tacchetta, è lo stato A, e poi una parte di questo ghiaccio, di questi 50 grammi di ghiaccio, si sciolgono, si fondono e arriviamo allo stato di equilibrio finale, e noi dobbiamo scoprire quanto ghiaccio si è fuso. Il calore assorbito è rappresentato da questo tratto tra A e questo tratto orizzontale sull'asse del calore. Invece nel grafico del metallo, del blocchetto del metallo, noi abbiamo che la temperatura scende da 99 gradi centigradi fino a zero. Prima scendeva soltanto fino a 27 gradi centigradi, che era la temperatura di equilibrio. Adesso invece scende fino a zero, e vediamo infatti che il calo di temperatura è di 99 gradi centigradi, col segno meno naturalmente. Per calcolare quanta massa di ghiaccio si fonde, come al solito, dobbiamo uguagliare il calore assorbito e il calore ceduto. Mentre il calore ceduto è la stessa formula di prima, perché è un raffreddamento, quindi CSM delta T, l'unica differenza sarà che delta T2 non è più 72 gradi, ma è 99 gradi, perché il raffreddamento è di più gradi rispetto a prima, in quanto il blocchetto scende fino a 0 gradi. Quindi questa è l'unica differenza. Invece, per quanto riguarda il calore assorbito, trattandosi non più di un riscaldamento come era prima, ma di un passaggio di stato, un cambiamento di stato, dobbiamo usare la formula dei cambiamenti di stato, quindi calore latente di fusione per la massa di ghiaccio che fonde, che è la nostra incognita. Sarebbe sbagliato mettere qui 50 grammi, perché non sappiamo se tutto il ghiaccio fonde. Immaginiamo che fonda una parte di quei 50 grammi, e è la nostra incognita quanto ghiaccio fonde. Quindi risolviamo questa equazione con questa incognita, portiamo il calore latente di fusione qua sotto, andiamo a sostituire i valori, e calore specifico 2 sarebbe calore specifico del metallo, l'abbiamo misurato nell'esperimento precedente, era 0,16 joule su grammo Kelvin, M2 era la massa del metallo, del blocchetto, 160 grammi, ma volendo io posso far prima mettendo insieme CS2 per M2, sarebbe la capacità termica, l'avevamo calcolata prima, la capacità termica del blocchetto, capacità termica 2, 25,6 joule su Kelvin è il prodotto di questi due numeri, l'avevamo calcolato anche prima. Delta T2 abbiamo detto 99 gradi centigradi in modulo, e poi calore latente di fusione del ghiaccio vale 334 joule su grammo. Ricordiamo che cosa significa questo valore: significa che per far fondere un grammo di ghiaccio che si trova già alla temperatura di fusione 0 gradi centigradi, come nel nostro esperimento attuale, servono 334 joule di calore. Quindi andiamo a fare questo calcolo e viene in pratica 7,6 grammi. Questa è la massa di ghiaccio che fonde. Qui vediamo anche l'unità di misura, joule su Kelvin per Kelvin, Kelvin si semplifica, diviso joule su grammo, e quindi joule per l'inverso il reciproco della frazione al denominatore, quindi grammo su joule, joule si semplifica, rimane i grammi. Quindi in conclusione 7,6 grammi di ghiaccio fondono, perciò alla fine ci troveremo con 7,6, diciamo 8 grammi, così per semplicità, con 8 grammi di ghiaccio in meno e 8 grammi d'acqua liquida in più. Quindi noi siamo partiti da 200 grammi d'acqua liquida e 50 grammi di ghiaccio. Ricordiamo che l'acqua liquida è rappresentata da questo tratto, il ghiaccio da quest'altro, e poi ci troveremo invece alla fine dell'esperimento con 208 grammi d'acqua liquida e 8 grammi in meno di ghiaccio, quindi 42 grammi di ghiaccio, e è il punto E.